Ok, faccio questo video presentazione perché devo spiegare cosa è capitato oggi. È stata l'esperienza più brutta che io abbia mai avuto con un volo aereo. Quello che è successo oggi, allora io dovevo fare uno spostamento dall'aeroporto di Goa all'aeroporto di Surat nello stato del Gujarat. Questo volo sarebbe dovuto durare un'ora e mezza, soltanto un'ora e mezza. È successo che è durato 6 ore e mezza, e questo perché siamo partiti alle 8, alle 9 e mezza, quando il pilota è atterrato a Surat. Un metro prima di toccare, ma veramente io stavo guardando fuori, un metro prima di toccare terra, il pilota ha deciso di far ripartire l'aereo. Mi è successo in passato che il pilota mancasse l'atterraggio, mi è successo una volta, e poi l'ha rifatto. È successo che l'aereo è ripartito, ma l'aereo non si fermava più. Non si fermava più, e a un certo punto l'hostess ha detto che ci direzioniamo presso l'aeroporto di Mumbai, che ha 100 km più avanti, per problemi di visibilità della pista. Vi assicuro che la pista era visibilissima, cioè, si vedeva perfettamente, ma vedevo già quando eravamo alti, vedevo tutto, non c'era nebbia, niente. E siamo andati a Mumbai c'era nebbia, c'era tanto smog, e lì il pilota è atterrato senza nessun problema. Siamo rimasti fermi un'ora, sembra che aspettando che ci dessero consenso da Surat per tornare. Dopo un'ora partiamo, siamo sulla pista, parte l'aereo, prende velocità, a un certo punto decelera completamente. Il pilota dice: ci sono problemi tecnici, dobbiamo fermarci. Ci fermiamo, vi giuro che hanno spento l'aria condizionata a Mumbai, senza aria condizionata, dentro un aereo, per 3 ore. Avevo una maglietta nera che era diventata come se avessi fatto la doccia vestito, era fradicia di sudore, una cosa impressionante. Passavano con l'acqua, non ci hanno dato da mangiare, ma ci hanno dato un sacco di acqua, e vabbè. Dopo 3 ore decidiamo di partire, hanno risolto il problema e partiamo. Non ho capito il problema tecnico che hanno avuto, però io ho mangiato la foglia che il pilota non era granché. La compagnia era la Spice Jet, una compagnia indiana. A questo punto partiamo da Mumbai, torniamo a Surat, atterriamo, arrivati ancora una volta a 1 metro di distanza dalla pista, il pilota ancora una volta sale. Io ho collegato il mio telefonino perché volevo vedere col GPS se ancora una volta tornavo a Mumbai, perché se tornavo a Mumbai mi incazzavo non solo io, ma già un bel po' di passeggeri cominciavano a averne piene le balle e si stavano arrabbiando tanto. Per fortuna il pilota ha fatto il giro per rifare l'atterraggio ed è riuscito ad atterrare finalmente, con applausi festosi, battute a non finire in hindi, che non lo sentite, per fortuna lo capite, ma ridevo anch'io perché dalla faccia capivo cosa stessero dicendo. Per non finire, l'autista che doveva aspettarmi aveva un'ora di ritardo, continuava a sbagliare strada. Io per fortuna avevo acceso Google Maps e ho capito che stavo andando dalla parte opposta, e lui si era accorto anche lui dell'errore. E sono arrivato qui, i 120 km li ho fatti in 3 ore e 10. Dalle 3 del mattino che sono partito, sono arrivato in hotel alle ore 8 e mezza. Va bene, questo è tutto, un po' lunga, ma per farvi capire cosa è successo oggi. Ciao. Fare colazione, che è il primo giorno. Penso che starò qui in questo hotel per molto tempo. Ho visto che attorno non c'è nulla, ci sono solo fabbriche, c'è un petrolchimico e basta, non c'è nulla che si possa visitare, camminare. Non è fatto per me. Preferisco fare qualche chilometro in più, andare al lavoro, ma almeno sapere che posso uscire e fare 2 passi. Qui non c'è possibilità. Questo è il motivo per cui cambierò hotel a fine settimana. Il fatto è che questo odoraccio penetra anche nella camera è terribile.
incredibile. Ancora qualche giorno il cambio, vado in direzione città dove ho visto l'aria un po' più pulita. Oggi lo smog è leggermente meglio, ma c'è sempre questa puzza di chimico. Siamo praticamente là dietro, c'è un petrolchimico enorme, grosso come un paese. Eppure stanno costruendo hotel dappertutto. Per un europeo, quelle macchine che avete visto passare, sarebbe tutto normale. Vedete quelle macchine di là? Invece sono tutte in senso contrario. E qui in India si va a sinistra. E queste qui vengono in senso opposto. Anarchia totale. Nel Gujarat non si può bere alcol, non proprio, nel senso bisogna avere la licenza. Noi stranieri possiamo fare la licenza e comprare dell'alcol, quindi qui bevo della mirinda, riso, pasta indiana, pollo piccante e patate piccanti. Questo non ha fumato.